Gianni Colaccione per Libre TV, siamo alla seconda giornata del congresso dell'associazione, l'undicesimo congresso dell'associazione Luca Coscioni, e incontriamo Carmen Giardina dell'associazione 7706. 7607, perfetto. È una cooperativa, quindi lei è un'attrice anche lei, quindi sono degli attori, sono degli artisti, e le chiediamo come mai appunto questa partecipazione, sono anche intervenuti a questo congresso dell'associazione Luca Coscioni. Grazie. Dunque, Artisti 7607 è appunto una cooperativa nata per dare agli artisti la libertà di scegliere nel tema dei diritti che a noi spettano per i passaggi televisivi e cose di questo genere. Ma fondamentale è lo sguardo che noi abbiamo su questo tema. Artisti 7607 prende il nome da 7 giugno 2007, e il giorno in cui il Parlamento europeo si è preso la briga di stilare uno statuto sociale dell'artista, riconoscendo che la figura dell'artista è non solo in Italia ma in tutto il mondo una figura particolarmente debole proprio dal punto di vista dei diritti, per la precarietà, perché la precarietà che molti sperimentano anche nel lavoro, in qualunque lavoro, noi la sperimentiamo sempre da quando iniziamo a quando finiamo, è un lavoro che non dà nessuna garanzia e quindi necessita di tutele speciali. Questo era il senso di questo statuto, che non è stato però molto applicato o comunque studiato in Italia. È una discussione quella della condizione di chi fa l'artista, che non è stata mai molto affrontata. Quindi siamo in questo senso molto sensibili a tutte le battaglie di libertà, e in questo caso siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza e solidarietà all'Associazione Luca Coscioni, che combatte appunto da anni per dare ai cittadini la libertà di scegliere su temi molto importanti, anche molto più importanti di quello di cui ci occupiamo noi. Ma è importante dire che insomma, noi ci siamo, ecco, quando Emma Bonino ci ha chiesto di intervenire, lo abbiamo fatto di tutto cuore, insomma, siamo contenti di esserci. Senti Carmen, quindi siete degli attori in pratica, e questa, diciamo, questa preoccupazione legittima, giusta, quanto riguarda la precarietà, sì, il mestiere dell'artista insomma è girovaghi e anche precari da sempre, dalla notte dei tempi, e in qualche modo si riconnette quindi anche un po' alla libertà e alle battaglie di libertà dell'associazione Luca Coscioni, perché ho sentito poi nell'intervento che insomma si è citato il diritto di scelta. Ecco, tu che idea ti sei fatta un po' del fatto, per esempio, che per l'eutanasia sono state raccolte 67.000 firme da più di un anno per fare una legge di iniziativa popolare, e ancora il Parlamento non è riuscito a calendarizzarlo, un dibattito su questo argomento? Purtroppo sappiamo in che paese viviamo, sappiamo le resistenze che ci sono di fronte a questo tema. Non so quante firme ci vorrebbero per smuovere una resistenza così forte, dovuta al fatto che qui c'è un'influenza fortissima della Chiesa, ma forse addirittura non c'è neanche bisogno che arrivi l'influenza della Chiesa, sono i politici che si censurano ancora prima per paura. Credo che il sentire dei cittadini e la volontà dei cittadini, al di là delle firme, 67.000 quante sono, io sono strasicura che la maggioranza dei cittadini non avrebbero nessun problema a decidere che si è liberi di scegliere le proprie cure e quanto e come si vuole essere curati in una situazione di malattia anche grave. Io credo che perché togliere a un'altra persona un diritto, anche se io non lo condivido, magari io non vorrei, ma perché devo proibire a te di sceglierlo? Credo che tutti gli italiani siano su questa linea. Purtroppo lo scollamento tra chi decide e chi è governato da queste persone, credo che in questo caso sia veramente forte. Bene, grazie Carmine. Quindi a questo punto anche un in bocca al lupo, adesso non so nell'ambiente come si dice, so che c'è una certa scaramanzia per un lavoro e per vederti. Non so dove lei, tu reciti in televisione, in cinema, teatro? Noi siamo tutti attori, qui oggi siamo intervenuti insieme a Cinzia Mascoli, Claudio Santamaria.
e siamo tutti attori, facciamo questo lavoro, io faccio sia teatro che televisione, che cinema, e prossimamente dovrei riprendere a teatro uno spettacolo sul primo voto alle donne e le donne che hanno scritto la nostra Costituzione, che si intitola Signorinette, e partecipare a una fiction TV, ma ancora è di là da andare in onda. Grazie ancora allora.